ti rispondo fondamentalmente. Tu tieni la guida. Tu mi rispondi. Allora, ho avviato la registrazione, quindi siamo ufficialmente on. Per cui occhio a quello che dici okay. adesso. Attento. Ci sei. Dai, ascolta. Senti, voglio di nuovo ringraziarti per la partecipazione. Mi hai detto, e so bene che non sei molto social. No, sono l'anti-social, quindi è la mia prima intervista. Bene. Senti, no, e il discorso è che io te l'avevo detto, avevo visto in realtà dei tuoi interventi, nel senso che avevi fatto un vlog una volta anni fa, avevi messo degli articoli sul sito, e, che erano fantastici, per cui ho detto... Erano prove, il sito è rimasto un attimo lì bloccato per questione di tempo, adesso ci sarà un upgrade del sito e ci sarà il sito che uscirà, che c'è già ma è un work in progress, il sito proprio Freedom Center, così ci sarà il mio sito personale associato a quello che è il sito del centro con tutti i nostri servizi, dove non ci sono solo io chiaramente. Fantastico. Quegli articoli erano vecchi ma erano molto pionieristici, nel senso che erano molto prove concrete, ed è quello che in realtà io faccio un po' in tutto il mio lavoro, non sono molto un autodidatta, nonostante abbia studiato e studi ancora, e quindi in generale mi piace provare, e quando ho un dubbio o un quesito, che sia di allenamento o di nutrizione, tendenzialmente tendo a chiudermi, a cercare la risposta e poi eventualmente andare a vedere se qualcuno ha trovato una risposta simile, cioè, che è un approccio un po' opposto a quello che normalmente si fa, no? C'è un problema, cerchi la risposta e poi provi. Però il confronto e questo vale un po' per tutto. Il confronto in questo senso è fondamentale, è fondamentale. Sì, certo. Okay. Quindi poi ho la fortuna di avere qualche atleta che fa da cavia e da lì sperimentiamo. Senti, no, allora io ci tenevo ad averti perché io sono cresciuto in realtà con il tuo log su BodyWeb, come dicevo anche ad Alberto, no? Con Alberto... Siamo in tanti a venire da BodyWeb, da... È una miniera. Da quel gruppo di persone, c'era BodyWeb, ce n'erano altri, c'era Bodybuilding Italia, ce n'erano tanti, adesso poi i social hanno un po' mangiato i forum. A me da anti-social piacevano molto di più perché permettevano di avere più informazioni tecniche e soprattutto di reperirle più facilmente, magari non nel tempo, di fare un cerchio e quindi poi ti trovi cose. E adesso i miei social piacciono poco perché è tutto troppo veloce, no? Sei sempre connesso, perdi, e un troglodita come me poi fa fatica chiaramente a gestirli, sia a usufruirne, sia poi a sfruttarli. Quindi ecco perché sono un po' antisocial, sì, no, almeno mi piace dire così. A me, guarda, io ho delle conversazioni che mi ero proprio scaricato, dei topic, dei thread, ce n'era uno bellissimo. Infatti l'avevo condiviso con un ragazzo dell'Academy, uno bellissimo sull'FST7 di Rambod, in cui era intervenuto Gabriele, intervenivano un po' tutti. Sì, mi ricordo, si chiamava Experimental Training, era bellissimo, e ci sono nati tanti spunti. Io ancora oggi ho dei programmi anche proprio scritti questa settimana dove ogni tanto butto dentro FST7, cioè è chiaro che non è tutto il metodo, il principio, però su quel gruppo voglio preaffaticarlo, preattivarlo, finire alla fine, cioè lo metti dove vuoi, perché c'erano tanti sistemi, esatto. E lo uso ancora perché il principio era buono, era una serie di sette dopo era diventato il nome, no? Con 10-12 ripetizioni, con un recupero dai 30-45 secondi, un minuto al massimo, normalmente su un isolamento, e lo usavo poi in diverse tipologie per cercare il pompaggio, lo stretching miofasciale, eccetera, eccetera. Ma anche tecniche del Doc Crab, lo stretching miofasciale, eccetera, tuttora le uso, abbinato proprio a qualcosa che non c'entra niente col Doc Crab, poi, per cui insomma ci sono dei principi che andavano estrapolati. Era molto bello, cioè, c'era molto più cameratismo, c'era molto più discussioni, c'era... Tra le risate più belle che ho fatto, le ho fatte sui forum, da solo davanti a un PC, mi sono sbudellato come quando sei in compagnia tra amici... Verissimo. E te la racconti. Senti, ascolta, allora, prima di tutto la parte un po' più noiosa per te, immagino, cioè se ti presenti un attimino e ci parli, perché adesso c'hai aperto adesso da un pochetto hai aperto il centro, quindi se presenti un po' quello che fai, il tuo lavoro. Io sono diciamo, ti parlo tutta la mia formazione, io in realtà sono un perito agrario poi tecnologo alimentare laureato a Parma, tuttora studente di nutrizione umana, poi come fitness, ISA, FIP,
sono stato membro per 4 anni dell'Open Academy of Medicine, adesso l'ho un attimo messo in stand-by perché voglio finire l'università. Quella con Boschiero, no? Quindi insomma, quella con Boschiero, esatto, che poi io tuttora uso sia la mia impedenza, in particolare la pletismografia, di cui poi magari parleremo un pochino. E poi circa 2 anni e mezzo fa, io per 7 anni ho gestito un laboratorio di fermenti lattici, quindi io ho fatto controllo qualità, microbiologia, gestivo un laboratorio, qualche un po' il personale, eccetera, eccetera. E, che torna utile in questo tempo di coronavirus, sapere un po' di microbiologia. poi oramai nel 2000, poi, da tempo oramai faccio il personal da tempo pieno, oramai sono già 6 anni praticamente, e da 2 anni e mezzo abbondanti ho aperto il centro, quindi poi è diventata una realtà concreta. Sono stato anche qui un po' anticonformista, no? Dove tutto si sta spostando al digitale, io ho detto boh, allora costruiamo dei muri e vediamo come va, e quindi ho creato un centro dove ci sono 2 o 3 studi, fisioterapista, mio collega, sala pesi, sala cardio, queste robette qui, insomma. E quindi fondamentalmente sono 150-200 metri quadrati di spazio, e è qui dove svolgo il mio lavoro. Poi già che c'ero sono venuto a vivere sopra il centro, che è tornato comodo in tempo di pandemia, così poi devo fare una scala e mi alleno, e quindi adesso tutta la sala pesi per me, questo è un po' triste, ma è questo. Quindi mi occupo fondamentalmente a tempo pieno di personal training. Poi a me piace definirmi un po' uno specialista della performance psicofisica, nel senso che se da un lato la specialità, la mia passione è il fitness, il bodybuilding, quindi la composizione corporea, in realtà ho lavorato un sacco in termini di performance sia atletica, quindi vengo dalla pallacanestro, io ho giocato per tantissimi anni a pallacanestro fino in C1 per qualche anno, quindi sia preparazione atletica, sia abbinare i pesi agli altri sport, ho seguito a livello di alimentazione anche powerlifting, weightlifting, crossfit, ne ho tanti ancora, ho seguito i titolari di parecchi centri sparsi per l'Italia, di cui non faccio nomi, parecchie città famose, e ho avuto il piacere, perché questa è stata veramente la cosa più difficile, di seguire, lo faccio ancora tuttora, anche endurance, compresi degli Ironman, quindi fare qualcosa. La difficoltà lì è stata fare qualcosa che non hai provato sulla tua pelle, cioè che riesci a immaginare, quindi devi lavorare tutto a feedback per capire cosa succede dopo 2 ore e mezza di corsa, che io non corro mai 2 ore e mezza, no? Quindi ecco, questo diventa impegnativo, ancora di più su un Ironman quando hai la difficoltà del nuoto, e quindi nel nuoto non puoi gestire un intra-workout come può essere una bicicletta, no? E quindi devi capire come fare per farlo star bene, non farlo star bene, quindi è complicato, però molto divertente, molto affascinante. In realtà la particolarità è che poi il corpo umano è sempre quello, quindi giraci che rigiraci, non è che l'atleta di endurance lo devi trattare completamente diverso da un bodybuilder, né per macro, né per, cioè non è detto, ecco, non è così diverso. E soprattutto nell'ambiente endurance ho scoperto che c'è una a differenza di quello che è il fitness e il bodybuilding, dove gente che ne capisce tantissima, sulla performance, sull'endurance, gente che capisce di alimentazione o che sa gestire anche solo il timing del cibo, zero. Siamo a panini col prosciutto in tanti casi, poi per fortuna non tutti, però siamo veramente da panini col prosciutto durante i ristori, quindi chiaramente a priori solo che gli metti a fare 2 cose buone, questo chiaramente pedala più forte. Se poi ci azzecchi, giochi con i bicarbonati, giochi col tampone lattato, insomma, chiaramente questo pedala più forte, corre più forte, eccetera, eccetera. Quindi è molto divertente. Senti, ascolta, hai parlato prima della bioimpedenziometria, del PPG che utilizzi. Questo è un aspetto che in realtà è uno di quelli che mi ha affascinato di più di quando scrivevi nel log, sì, dei contenuti che portavi. Quindi anche questa cura dell'aspetto del sistema nervoso dell'atleta, quindi sì, non è semplicemente una risposta fisica ma anche psichica. Sì, per farla semplice devi vedere circa il sistema nervoso autonomo come se fosse un pochino, questo è l'esempio che io faccio, un esempio automobilistico ma è facile da capire, il sistema nervoso autonomo è un po' come la centralina elettronica di un'automobile, quindi è quello che regola le funzioni involontarie. E non è pensabile gestire un atleta di qualsiasi disciplina se non hai una vaga idea di come si comporta il suo sistema nervoso autonomo. Questo diventa particolarmente importante se parliamo di performance, quindi proprio anche powerlifting, weightlifting, ma diventa importante anche in termini di dimagrimento o di ipertrofia, no? Te ne parlavo l'altra volta in privato, il classico hard gainer, ectomorfo, chiamatelo come volete, spesso ha un sistema nervoso autonomo iperattivo, con l'asse adrenergico sempre attivato, eccetera. Quindi se non lo spegni un attimo,
non funziona. Quindi, per esempio, io l'ectomorfo faccio sempre fare un pochino di attività aerobica, non perché lo voglio sfondare, ma perché se si fa quei 10 minuti a fine workout, nei giorni di riposo o altre cose, si rilassa e quindi mangia un po' più cibo e prende peso più facilmente. Quindi a piccole dosi sono tante cose. Il sistema nervoso autonomo è veramente affascinante e io forse sono stato uno dei pochi che l'ha relazionato a livello sportivo, anche a alto livello, con l'alimentazione. Quindi, come ti raccontavo, che sia performance, che sia performance psichica in questo caso, ho quel cliente che viene da me semplicemente perché vende più, essendo dei venditori, dei commessi, avendo le provvigioni, vendono di più se li segue. Quindi gli permetti di essere più performanti nella loro attività, che è molto simile poi a quello che deve fare uno stacco massimale o altre cose. Tu lo vuoi portare in una fascia oraria ad essere a picco di performance. E qui poi lo traslo al bodybuilding, perché scopri che hai quello che digerisce tutto veloce, quello che non digerisce niente, quello che va in bagno 5 volte, quello che ci va una volta alla settimana, e questo è il sistema nervoso autonomo che lo regola. Quindi tu hai delle tecniche di manipolazione che sono alimentari, sono di idratazione, sono di stimolanti, sono però, per esempio, in particolare la respirazione, sono la gestione della temperatura ambientale, le classiche docce. Non so se tu sei, non abbiamo parlato, se tu sei un, se hai seguito, se hai documentato su Wim Hof, detto The Iceman, no? Quel pazzo che gestisce il sistema nervoso. Ecco, freddo e respirazione sono veramente due armi forti da poter giocare. Io il freddo ce l'ho. Non è semplice. Non è semplice, va gestito con cautela. Uno non può farsi una doccia fredda, un esperimento col freddo in qualsiasi momento della giornata, quindi devi aver gestito l'alimentazione. O io spesso lo faccio a digiuno. Proprio perché se lo fai in una certa fascia oraria hai una risposta del sistema immunitario, se te lo fai prima di andare a letto la sera chiaramente ti ammali. Allora, quindi devi un attimo, aspetta un attimino, perché molti che ascoltano sono sicuramente spaesati e tutto. Andando per gradi, sistema nervoso autonomo, io so che c'è questa grande bipartizione tra un sistema parasimpatico e ortosimpatico, giusto? Quindi c'è questo sistema autonomo che va a shiftare, quindi fa questo passaggio. Sì. No? Tu vedilo, è una componente del sistema periferico, quindi non parliamo di SNC, e fondamentalmente il simpatico, che poi è detto solo simpatico, ma è l'ortosimpatico e il parasimpatico, sono un po' l'acceleratore e il freno del nostro sistema. Quindi dobbiamo vedere l'ortosimpatico come l'acceleratore, quello che fondamentalmente fa agire in senso proprio di attività i nostri comparti, e il parasimpatico invece è quello più legato al recupero, quindi sono un po' l'acceleratore e il freno, servono entrambi nel momento giusto. Diciamo che questa divisione grossolana viene completamente rovesciata se parliamo dell'aspetto digestivo viscerale, quindi sugli organi interni è il contrario, il parasimpatico tende ad attivare e invece il simpatico tende a disattivare. Esempio, adesso la dico sporca, però la capiscono tutti: se ti scappa la pipì, e non voglio dire altro, e hai un imprevisto e parte l'adrenalina, tu la pipì la fai dopo 6 ore e non te ne ricordi più. Questo perché è chiaramente un meccanismo di protezione che ha il nostro corpo, per cui, data l'emergenza, ti permette di bloccare la fame, il bisogno di andare a fare la pipì, quindi l'eliminazione, eccetera, eccetera, tutto l'aspetto digestivo, quindi blocca tutto l'aspetto viscerale, parte l'adrenalina e ti protegge dall'allarme. Quindi chiaramente lì abbiamo tutti gli ormoni adrenergici e stressogeni per tirare fuori i carboidrati e ti protegge. Quindi ecco che il sistema nervoso autonomo è molto affascinante, perché quello che accende una cosa spegne l'altra e viceversa. Questo è il motivo per cui io, peraltro, e voglio sapere la tua da questo punto di vista, io suggerisco sempre, per esempio, il post workout, distanziarlo un po' dall'allenamento. Quindi questa moda di finisco di allenarmi e subito mangio, non so, una cofana di riso, eccetera. Sono abbastanza d'accordo anche con quello che hai parlato con Grazia nella tua intervista precedente, eccetera, eccetera. Sicuramente sì. Ho delle eccezioni, quindi anche lì, se ho dei buoni figli, potrei rimangiarmi tutto quello che ti sto dicendo. Quindi sono abbastanza d'accordo col fatto, soprattutto a livello di carboidrati, di fare passare del tempo, anche perché normalmente li faccio usare intra workout. Quindi è chiaro che finché c'è adrenalina in circolo conviene aspettare un attimo, non ha senso. Quindi certo, si può arrivare a quello che discutevamo sui forum 10-15 anni, 10 anni fa. Comunque è la mezz'ora, 40 minuti, cioè deve andare giù il sistema. A volte faccio prolungare questa fase fino alla fame forte, dipende molto dal soggetto. Quindi sì, assolutamente, e anche sull'intra workout poi in realtà dipende molto dal timing della persona, dal pasto precedente, eccetera. Lì, come già detto in altre discussioni, credo sia Sarcef quello che ha aperto il mondo un po'
tutto quello che è legato all'insulina, che poi sia endogeno o esogeno, fondamentalmente il principio è lo stesso. E quindi a volte faccio stimolare l'insulina prima, danno magari un po' di carboidrati semplici, zucchero, miele, qualsiasi cagata, pre-workout, immediatamente prima che parta l'adrenalina, in maniera da avere un po' di insulina in circolo, e poi eventualmente gestiamo l'intra a seconda di quello che va fatto, quindi molto in base all'obiettivo. Però credo che Sacher sul discorso di stimolare l'insulina pre-workout, e senza però finire nel parasimpatico pieno, perché sennò poi ci addormentiamo mentre ci alleniamo, se si riesce a farlo, chiaramente in ottica ipertrofia, se vogliamo prendere peso in quel momento, funziona tantissimo. Infatti il pompaggio è pazzesco se hai l'insulina in circolo, quindi difatti per quello che l'intra può avere un ruolo proprio per mantenere una certa stabilità glicemica ed evitare questo rebound e sicuramente anche nel contenere il cortisolo, quindi fondamentale. Normalmente sono gli ultimi carboidrati che tolgo quando posso. Perfetto. Poi come discutevamo l'altra volta, chiaramente dipende molto dal timing, perché se uno ha mangiato solido un'ora e mezza prima dell'allenamento, cavolo, non gli vai a tirare degli altri carboidrati sui carboidrati. Certo. Quindi dipende molto dal timing, però sì assolutamente. Quindi l'intra workout, se posso, lo tengo fino in fondo, anche negli agonisti. E questa relazione che dicevi del sistema nervoso autonomo con l'alimentazione, tu come la gestisci nello specifico? È una domanda complicata. Diciamo ci piacciono che... così. Sì, ci piacciono così, no, una domanda se no non sarebbe un'intervista. Richiederebbe settimane per rispondere. Diciamo che grossolanamente c'è tutto quel discorso di circadianità di cui mi hai probabilmente sentito parlare tanto, in cui io credo molto. È la domanda dopo. Ok, quindi dai, l'anticipiamo. Quindi sicuramente si cerca di tenere il sistema nervoso autonomo, il cosiddetto master, cioè l'orologio principale che ha il sistema nervoso autonomo, che è difficile da spostare, perché richiede anche 20, 30, 40 giorni per essere completamente shiftato, magari rovesciato. Lo vogliamo tenere più o meno tarato sul ritmo luce-buio. Questo è fondamentale. Questo anche in chi fa turni, cioè si cerca sempre di tenere l'orologio principale tarato lì, e questo lo si fa con l'alimentazione. Lo stile di vita, l'idratazione, quando li fai mangiare, chiaramente. Quindi un mio atleta che fa un turno di notte non mangia di notte, può avere qualcosina se proprio dei collassi, però normalmente lo cerco di portare in shift verso i grassi e poi in emergenza prendere magari i carboidrati, e cerco di portarlo perlomeno fino alle 5, 5 e mezza del mattino, dove finalmente può mangiare. Quindi cerco entro i certi limiti di non farlo mangiare di notte. Quindi per tornare al sistema nervoso autonomo, prima di tutto tenerlo bilanciato al ritmo sonno-veglia possibilmente, o comunque luce giorno. E poi invece andiamo a cercare dei picchi di performance in certi momenti, dove magari è il momento dell'allenamento, quindi o il momento dello studio o il momento di qualsiasi altra cosa. Quindi chiaramente quello va gestito, non si può pensare di tenerlo sempre sul simpatico, perché a un certo punto avrai un crollo chiaramente surrenalico, che è tipico magari della cosiddetta stanchezza surrenalica di chi beve litri e litri di caffè. Ok, quello quando diventa una stanchezza surrenalica, eccetera eccetera. Quindi sicuramente una gestione circadiana e poi una gestione puntuale durante la giornata per cercare di fargli avere performance in quel momento. Molte cose influenzano il sistema nervoso autonomo, quindi non sono, spesso si associano solo i carboidrati, no, togli i carboidrati sei più lucido. Non è vero, quando è tutto tarato tu aumenti i carboidrati, addirittura gli zuccheri, ti senti una molla, perché il corpo è pronto a riceverli, ti dà un sacco di energia, ti svegli. Chiaramente vanno abbinati, che cosa hai fatto i pasti prima, hai digerito, sei andato in bagno, grassi saturi, quanto sodio ci hai messo, quanto potassio ci hai messo, ci sono tanti, quanta acqua bevi, perché ci sono alcuni fattori che sono stimoli simpatici e altri parasimpatici, quindi li devi bilanciare. Ecco, questo è fondamentale. Quindi il discorso è immaginati... Che... Dimmi. Tu cerchi di avere un... diciamo un focus dell'ortosimpatico quando l'atleta dovrebbe allenarsi, sostanzialmente. Cioè, sì, come... con certe precauzioni, perché se per esempio parliamo di un atleta che si allena nel tardo pomeriggio, voglio essere abbastanza sicuro che quella cosa si spenga. Quindi non voglio portarlo lì avendolo tenuto nel parasimpatico tutto il giorno e poi gli creo l'accensione che dovrebbe essere mattutina, gliela creo alle 7 di sera. Sì. Quindi anche lì devo un attimo stare attento a non esagerare, però sì, sicuramente vogliamo che in quel momento lui si accenda. Infatti io quando misuro gli atleti spesso cerco di misurarli nell'orario dell'allenamento, e se all'orario dell'allenamento li vedo che sono completamente nel parasimpatico,
io gli faccio una domanda, loro mi rispondono sempre praticamente al 99% affermativo. Di solito a quest'ora tu inizi ad allenarti, non ingrani, ci metti un po', ci metti un quarto d'ora, 20 minuti, fai il primo esercizio e poi ingrani, ok? È vero, no? Perché questo, cavolo, tu parti che sei nel parasimpatico, finché non ti svegli non inneschi. Sono delle tecniche brutali che potrebbero essere una doccia fredda, potrebbe essere la classica sberla, che il dolore è uno stimolo simpatico. Quindi sono dei trucchi, per esempio non mi piacciono molto i sali, okay, di ammonio, tendenzialmente non mi piacciono anche quando faccio allenamenti power, perché tendono in realtà, sì, ti danno un po' di fastidio, diciamo, però non c'è un vero stimolo, tant'è che tendono a chiudere, no? E quindi non respiri peggio, per assurdo. Sì. Ecco, quindi questo è fondamentale, un ritmo circadiano più dei picchi nell'orario dell'allenamento. E magari fai felici le loro ragazze dicendole prendete la sberle, se dovete prendere la sberle prima dell'allenamento. Vai. Accumulate. Le cose dolorose da torture, le unghie, strappi peli, comunque fondamentalmente la pelle è una delle parti che è più innervata, no? Di fibre simpatiche, e quindi sai che la cosiddetta cutelesa fa malissimo, quindi anche un graffio, un'unghiata andrebbe benissimo. Avete anche la stanza torture là al Freedom Center? Sì, proviamo. Vedete, col PPG. Quello basta il fisioterapista. Senti, quindi allora ipotizziamo un atleta, ti faccio proprio un caso specifico, un atleta che ha difficoltà di ingranare, magari si allena una fascia oraria qualsiasi, in quella fascia oraria c'ha difficoltà di ingranare, vedi che sta in parasimpatico. In questo caso che cosa vai a fare all'atto pratico? Lo prendo a 360 gradi, cioè non agisco in quel momento lì. Se il problema è lì, deriva da un'altra parte. Questo vale per un qualsiasi, fondamentalmente un qualsiasi quesito. Ti faccio un esempio stupido, poi torno all'allenamento. Ho l'attacco di fame da carboidrati alla sera. È evidente che tu hai fatto un qualcosa durante la giornata, che può essere attività lavorativa, può essere mancato cibo, che ti porta ad avere chiaramente il cortisolo a canna. In quel momento ti viene una fame nervosa. Quindi già su questa persona, che ne so, mangi più carboidrati durante la giornata, non arriverà con la fame di dolce a sera. Poi, è voluto o non è voluto, lo decidiamo, perché magari si allena a sera, è un atleta che deve dimagrire, è molto muscoloso, ha un'ottima sua base, allora vaffanculo, te ne stai tutto il giorno a proteine e grassi e poi decidi di caricarti carboidrati la sera. Si può fare, non è che non lo faccia nessuno. Però normalmente lo si fa su una persona che non soffre questo gioco durante il giorno, quindi alla sera avrà fame ma non avrà la fame nervosa. Okay. Se inizia a dirmi che ha quella fame nervosa di carboidrati, inizio già a capire che lui non lo può più fare. Certo. Non lo può fare perché di giorno vuol dire che non ha ossidato grassi, lui si è mangiato massa magra e ha lavorato solo di adrenergico, quindi va sempre visto a 360 gradi. Se arriva lì nel parasimpatico, la cosa stupida è alleggerire l'alimentazione, però devi anche capire se sta accumulando troppo peso, si è ingolfato. Certo. Quindi sicuramente a ritroso vai a gestione del pasto pre e capisci se è troppo vicino, se è troppo pesante, e poi però vai a cascata fino alla mattina per capire realmente cosa succede. Che poi chiaramente si innesca quel circolo vizioso del troppo alimentazione alla sera, non lo fa al mattino. Quindi anche sui miei atleti che salgono alla sera e hanno magari il picco di cibo serale, che non sono tanti, ma qualcuno ce l'ho, soprattutto quelli portati che se lo possono concedere, sto molto attento che al mattino abbiano comunque un discreto appetito, perché se no non hanno attivazioni simpatiche. Quando questo appetito inizierà a diminuire, allora per me è un segnale che forse a cena stanno mangiando troppo, indipendentemente che ci sia lo stress dell'allenamento. Quindi magari vado a ridurre qualcosa a cena, o gli accelero la digestione, perché magari voglio che il picco insulinico serale post workout sia breve. Perché vedi, la gestione dell'insulina, quindi del carico insulinico, che un po' ne abbiamo accennato in privato, il food insulin index, che sta un po' coprendo quello che era l'indice glicemico e il carico glicemico, cioè sta allenando, gestiamo st'insulina, che è la cosa più importante, non è solo un discorso dei picchi, è un discorso del timing. Quindi se io la sera mangio qualcosa che mi terrà l'insulina alta per 6 ore, è chiaro che al mattino sono tutto nel parasimpatico, magari invece ti do un picco e ti tolgo grassi, ti riduco le proteine, ti faccio gli aminoacidi essenziali, ti tolgo le fibre che poi magari invece ti do durante tutta la giornata, perché alla fine te le devo dare,
tu la mattina ti sveglierai un po' più affamato e avrai dormito meglio di notte perché non hai avuto quella sensazione di pesantezza, di sudorazione, di respiro corto, non hai russato di notte e la tua compagna non ti ha linciato. Ecco. Quindi è un po' più complicato perché veramente vado letteralmente a chiedere il feedback dell'atleta in quel momento. Più l'atleta è bravo, più riesco ad andare nel dettaglio per gestirgli questa cosa qua. E a Perfetto. volte anche gli integratori erano molto comodi, c'erano degli schemi di studi sugli aminoacidi essenziali. E in generale comunque sugli aminoacidi liberi che tendono a dare un picco molto simile a un carboidrato a livello insulinico, pur non avendo Sono carboidrati. sulinogenici, E sì. questo deve essere visto, no? Deve essere visto come una cosa da poter sfruttare a nostro vantaggio dove vogliamo i classici 20 minuti, no? Digestivi dell'aminoacido. Differenza delle ore delle proteine, e non solo per avere il picco pre-post allenamento, eccetera, ma magari perché in quel momento non voglio avere nessuno in circolo per tante ore. Quindi sfruttabile molto anche questo aspetto. Viceversa, se voglio un timing più lungo, mi sposto su proteine di gestione lunga, che sono le caseine, anche se raramente le faccio usare. Sicuramente non le faccio praticamente mai usare in polvere. Se qualcuno se le piglia, si piglia un po' di yogurt greco, ce la caviamo così. Raramente non amo le caseine. Lo stucco da muri, da imballaggio dei cose che mi veniva usato anni fa non mi piace in generale, però ho Tremendo. qualche atleta che in effetti si trova bene con i latticini e glieli faccio usare, quindi anche lì è molto, io ho molto delle regole fisse che però diventano labili nel momento in cui c'è un chiaro feedback, una chiara necessità dove funziona, boh, se funziona va bene, finito. Poi Certo. capiamo perché, intanto ho capito che funziona, io sono molto di questo approccio. Quindi comunque il primo step che hai in generale è quello di intervenire sul timing dei nutrienti. Quindi rivedere un attimo l'alimentazione, dosaggio e timing dei diversi Sì, nutrienti. diciamo che sistema nervoso abbinato molto ai micro e poi ci gestiamo i macro. Cioè, se i micro sono a posto, i macro hanno senso. Se i Ok. micro non sono a posto, cioè se la qualità, che poi micro è detta così, devi dire tutto e detto niente. Se la qualità del cibo è corretta, gestiamo bene i macro. Se il Ok. cibo è cibo spazzatore, macro cosa te ne frega? Non te ne frega niente. Quella è Certo. tutta attività parasimpatica, si inchioda tutto. Quindi sì. Timing abbinato però, se già parliamo di uno che ha pulito l'alimentazione, io sono abbastanza rigido su che cosa è pulito e cosa non è pulito, sono molto contro gli alimenti fit. Ok, ora infatti volevo arrivarci anche a questo discorso delle fonti che è super affascinante come lo gestisci. La cosa che ti volevo chiedere è, la cosa più comune che io vedo in questi casi è che si suggerisce la mattina appena sveglio, per esempio, botta di HIIT o comunque un cardio, un qualcosa che ti svegli. Sì, dipende. Vabbè, Ok. scusami, finisci. Poi tendenzialmente grassi e proteine. Finché non ti alleni, poi da quando ti alleni inizi a caricare di carbo, dall'intra-workout fino al post, e poi nel post c'è la finestra di carbo, che è una cosa un po' più comune. Io personalmente invece ho visto che dando piccole dosi di carbo, nel senso per mantenere la glicemia stabile senza ricercare degli spike, fin quando non ti alleni, ti permette di arrivare sempre lucido, però comunque più energico, più pieno. Volevo la tua su Sì, questo. aggiungo una cosa su cui concordo anche nel tuo caso. I veri dimagrimenti, e penso che ormai il bodybuilding, natural sicuramente, ma pure anche supportato, più o meno sia la regola fissa, penso che i veri tiraggi non li fanno più a zero carbo praticamente nessuno, no? No, perché realmente bruci, se riesci ad adattare il corpo ai carboidrati, bruci meglio i grassi, punto. Cioè arrivi veramente più asciutto, non ci sono cazzi lì, perché togliendo i carboidrati a un certo punto creerai questo stato di stato stressogeno dove non vai a fondo. Ecco, quindi sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto tu, a volte faccio il contrario, dipende, ma in generale. Associandomi a quello che abbiamo detto prima, è interessante sulla persona comune, no? Quindi lasciando stare un secondo il bodybuilding, una persona che ha l'asse adrenergico molto attivo, se non gli dai l'aiutino col carboidrato e qui, tra virgolette, lo supporti tu col carboidrato così evita lo zucchero magari, di andarsi a trovare una cazzata da zuccherina, se tu glielo dai chiaramente eviti gli spike, gli tieni più basso un pochino l'asse adrenergico, quindi comunque il cortisolo e l'adrenalina se ne stanno un po' più bassi e poi chiaramente lo porti non solo all'allenamento un po' più pieno, un po' più energico, eccetera, ma lieviti poi quel disastro di cortisolo, adrenalina serale, stress, Casino. abbuffate, no? Questo binge eating, eccetera. Quindi sono assolutamente d'accordo. Poi a volte ho gestito anche in maniera completamente, diciamo, un po' atipica, e quindi magari gli vado a creare uno spike mattutino perché questo c'ha bisogno, perché questo c'ha un mercato ortofrutticolo, però poi alle 6 deve andare a fare bodybuilding di sera, no? Però
Però cazzo, questo alle 4 di mattina c'è un disastro, quindi chiaramente lo fai svegliare, poi a un certo punto, tra le 6 e le 7, come ti dicevo, lo sposto più avanti che posso, gli verrà questa fame bestia perché fuori è freddo, allora lì magari gli do pure i carboidrati di zuccheri, poi magari lo riabbasso, lo tengo a piccole dosi di carboidrati, addirittura anche senza, se gli bastano, e poi gli ridiamo attorno all'allenamento. Quindi sì, in generale come approccio assolutamente sì, non è detto in tutti i casi che vada poi a fare il carico di carboidrati attorno all'allenamento. Soprattutto se parliamo di un atleta, sì, se parliamo di una persona normale, un ragazzo che vuole dimagrire, però sa bene, quindi comunque è un atleta, ma non è un atleta portato, cioè non è uno che ha un asso ormonale, una massa muscolare, una sensibilità insulinica forte, può anche darsi che allora in quel caso io metto l'aspetto cittadinità davanti, almeno temporaneamente, e quindi lui mangerà i carboidrati al mattino, poi decrescente fino a sera, si allena, magari gli do un po' di intra e poi si fa la cena a solo proteine e fibre e magari un po' di grassi. Perché in quel momento, per fargli creare la pancetta, devo essere certo, sicuro che di notte non abbia insulina e preferisco tagliare al mattino. Poi è chiaro che appena diventa un po' più forte muscolarmente, inizia ad avere più sensibilità insulina, che il rapporto muscolo-grasso migliora, è chiaro, allora iniziamo a dargli più carboidrati dove realmente li brucia. Ma se un corpo è fuori asse, se la persona non ha sensibilità insulinica, se è tutto incasinato, prima cerco di rimetterlo un attimo in asse. Dopo lo tratto, tra virgolette, con i canoni standard dell'atleta. Questo è nato un po' perché mi sono accorto che c'erano diciamo i ragazzi meno portati che non riuscì a farli migliorare. Il classico che ti fa il primo programma e poi sparisce perché non ce la fa. Il problema è che realmente quello che gli davi non funzionava. E quindi prima li ho rimessi in asse e poi da lì certo, ci lavori su. Ed ecco che abbiamo parlato prima dell'ectomorfo col sistema nervoso autonomo molto esatto, attivato a livello adrenergico mattutino. Questo se non lo tamponi il secondo strippa e arriva la sera del catabolismo puro. E nel caso di un soggetto con l'asse, cioè tendenzialmente dicono i soggetti il simpatico, no? Cioè quello che sta sempre in orto simpatico. Tendenzialmente come intervieni? Questi qua che hanno fatica a rilassarsi, che stanno sempre iperviti. Mi dicevi che c'era quello sul lettino, che dicevi stai rilassato, sto rilassato, sto rilassato. Scherzato e saltato, sì sì. L'ho misurato, era chiaramente in iperattivazione questo ragazzo, lui continuava a dire che era sereno, che non è ansioso, niente, l'ho fatto sedere sul lettino per fargli la bioimpedenza, di nascosto, no, gli ho schioccato le dita, ha fatto un salto. Lì ha capito che effettivamente è in allarme, cioè lui è costantemente in uno stato di allarme. Glielo devi spegnere col cibo, glielo devi spegnere con la respirazione, glielo devi spegnere con l'allenamento. Quindi c'è un ottimo impatto dell'attività aerobica blanda, che quindi non lo impegnerà, no, a livello di calorie, di stressor, eccetera, eccetera. Anzi, soprattutto se è legato alla camminata e corsa. C'è con un'azione del polpaccio, c'è un'interazione tra gastrocnemio e una risposta vagale. Per cui grossolanamente, ma se noi ci pensiamo dal punto di vista empirico, se sei incazzato, io vado a camminare per esempio, no? Devo smaltire un'incazzatura, giro col cane. Se andassi a fare un giro in bici non mi passerebbe uguale. Certo. Ok, ed è legato probabilmente, c'era qualche studio, poi non ti so dire se effettivamente c'è quello o no, però ho visto dal punto di vista pratico che funziona, che se cammini, corri o fai qualcosa dove c'è una buona azione del polpaccio, scarichi molta più tensione. Quindi chiaramente devo cercare di spegnerlo. E sto attento in questi casi chiaramente che l'allenamento non sia violento, perché se da un lato voglio farlo scaricare devo stare attento che non scarichi troppo, che non mi vada subito un overreaching, perché questo c'è la capacità di recupero praticamente nulla, perché si brucia tutto il giorno, quindi bisogna un attimo gestirlo. Poi quando torna in asse allora anche lì ci lavori su. Questo è molto molto importante. Quindi anche per esempio un ipotetico atleta che mi arriva in overreaching, tu implementeresti un po' la camminata, ridurresti l'allenamento e lo fai recuperare da questo, sì, perché l'overreaching c'è un'iperattivazione del simpatico, no? Esattamente, vado molto però a fondo nei sintomi, dato che io le ho tutte provate queste cose qua. Allora all'inizio, no, un atleta deve imparare a creare intensità. Boh, io i primi anni, se ti vedi il forum, era proprio devo imparare a fare Donnie Yates, no? Cioè devo imparare a fare una serie dove proprio ho sputato il mondo. Io ero arrivato che riuscivo ad allenarmi e il giorno dopo avevo un'infezione, cioè avevo la febbre, punto. E lì ho detto, boh, così, è chiaro che sono arrivato al mio limite, dove praticamente avevo il mio sistema nervoso che spingeva oltre quello che teneva il mio corpo con l'infortunio, eccetera, e devo tornare indietro, no? Quindi se all'inizio l'importante è questo, dopo bisogna cambiare. Quindi i sintomi dell'overreaching simpatico sono abbastanza evidenti. Il primo è la fotosensibilità, difficoltà ad utilizzare tecnologia, cioè stare a computer, queste cose qui, fai fatica a concentrarti, inizia a sbattere gli occhi, no? Il primo sintomo un po' di fascicolazione a livello della palpebra. Se esageri, e qui spero che molti non l'abbiano provata, inizi a vedere letteralmente i classici puntini luminosi negli occhi, quando o addirittura vedi le ombre sul lato
all'esterno, come se avessi qualcuno che ti segue, diventi quasi paranoico quando c'è buio. Lì hai sbiellato, se non è voluto autonomo, hai il battito leggermente accelerato, chiaramente non dormi più, dormi male, sei agitato, sei ansioso, frenetico, sei allarmato. Sono finito, perché se no non ci facciamo mancare niente, anche nel vero overtraining. Il vero overtraining è molto 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 pesante, lo vedi nell'analisi del sangue, c'è qualcosa che non va a livello ormonale, spesso hai anche il profilo di quello che sono i linfociti incasinati, quindi cioè, lo misuri, cioè, capisci che qualcosa non va, il battito crolla, io mi ero trovato che avevo 48 a riposo al mattino, ma mentre ero in ufficio, per darti l'idea, ecco, quindi quella è un'altra cosa. Per tornare ai sintomi dell'overreaching, chiaramente devi gestirlo subito. Fondamentalmente cos'è che gli crea questa sovrastimolazione simpatica? Vabbè, gli riduci gli stimolanti, se ne sta abusando, è lo stress dell'allenamento, quindi chiaramente gli riduci drammaticamente l'intensità, gli fai fare qualcosa di un po' più voluminoso, gli fai, se tira grossi pesi multiarticolari, lo sposti su macchine, lo sposti su cavi, lo sposti su qualcosa che non abbia degli sticking point dove lui debba grindare la ripetizione. Se non aveva stiracchiato troppo, questo è sufficiente, glielo fai fare per qualche settimana, recupera. Chiaramente se stava sbiellando tanto, questo potrebbe aver bisogno proprio di un riposo reale, quindi fa solo un po' di cardio per una settimana, poi ricomincia più blando e facciamo quello che abbiamo appena detto. Quindi è molto importante capire quanto il sintomo è andato avanti. Come Certo. per esempio un soggetto, come abbiamo detto prima, di solito l'ettomorfo, questo se segui delle donne l'avrai notato. Quante hanno le mani fredde durante il giorno? Questo è Bello. spesso abbinato a uno stato d'ansia, ok? Quindi asse adrenergico attivo. Chiaramente più le fai mangiare, più lo aiuti in questa cosa qua, Guarda, però devi c'era anche allentarlo, proprio farlo respirare. ieri un thread su Rhino Nation, sul forum che ho aperto sul sito, in cui una ragazza diceva questa cosa delle mani fredde. Un ragazzo. Sì. Comunque era condiviso da un po', hanno iniziato a parlarne e molti ragazzi dicevano questa Ci cosa. sono delle condizioni, io stesso nei periodi in cui sono ansioso noto subito le mani fredde, non ci sono cavoli, poi chiaro abbinato al cibo, abbinato, perché comunque ti arriva questo, salvo avere il fenomeno di Raynaud per questioni circolatorie magari diagnosticate, però è sempre associato a quello che sta facendo il sistema nervoso autonomo. Io faccio una domanda che è fondamentale per me. In studio, quindi nel mio fit check, che è il discorso di andare in bagno, letteralmente proprio andare a scaricarsi. Chiedo molto nel dettaglio cosa succede, poi se comincia tutto bene, boh, vabbè. Perché soprattutto sulla persona ansiosa può succedere chiaramente entrambe le cose. Per esempio, se ne abbiamo detto che prima uno che è sempre molto teso, molto agitato, blocca le funzioni viscerali, scoprirai che quella ragazza che ha le mani fredde è probabile che si trovi in due situazioni completamente opposte e difficilmente a metà. Una tende ad avere magari un colon in ritardo, una gestione super veloce, va in bagno troppo e da lì l'effetto mani fredde poi gli si amplifica, adesso non so spiegarti perché. Due, siccome è sempre tesa non la fa e quindi diventa una stitica su 3-4 giorni, va una volta ogni 3-4 giorni. Quindi anche andare a chiedere proprio questo aspetto, poco magari carino, però è fondamentale, ti dà un'idea e questo ti dà ancora di più un'idea sulla velocità del timing digestivo di quella persona. Certo. Molte persone stitiche, poi cosa succede nel giro di qualche anno? Quindi ansia, stitichezza, nel giro di qualche anno, gastrite. Lì è un problema meccanico, lì non c'entra nient'altro. È un problema che non si scarica, chiaramente, per il tempo di permanenza dello stomaco è più elevato, quindi dopo da lì è un attimo dover passare un inibitore della pompa protonica, eccetera, eccetera. Quindi va un po' preso a 360 gradi, sia che sia l'atleta, sia che sia la ragazza. Sulla ragazza, le ragazze sono molto evidenti, soprattutto il soggetto esile, spesso abbinato a stato d'ansia. Il sistema nervoso autonomo, tanto per darti un'idea di quanto è affascinante e anche complicato, diventi molto. Io sono abbastanza bravo nella PNL, comunque nella lettura anche solo dell'atteggiamento posturale della persona. Ti faccio un esempio stupido: una persona ansiosa spesso è in una sorta quasi di iperventilazione, non patologica, però ha quel respiro proprio di iperventilazione, no? Infatti, se le fai saturazione d'ossigeno, sarà sempre a 100, però sta iperventilando, no? Quindi non è un 100 buono. Spesso trovi, adesso mi ruoto leggermente, trovi questo atteggiamento cifotico, cioè molto, una persona molto chiusa. Ecco, quindi potrebbero esserci, si potrebbe arrivare a situazione lì per due concause. Uno, sono stato ansioso per un certo periodo perché mi è successo qualcosa e il mio stato d'ansia era giustificato, io ho cambiato la mia postura. Poi sono rimasta cifotica e adesso respiro corto, punto, e rimango ansioso. Due, invece potrebbe essere stato un trauma, mi sono fatto male, ho avuto un trauma con un atleta, ho avuto un trauma alla spalla. Quindi insomma, per un qualche motivo mi sono chiuso, sono diventato ansioso.
e poi da lì va dentro la cascata, è tutto una baradà. Ci sono gli integratori che funzionano molto bene, il 5-HTP funziona molto bene su chi ha un crollo della serotonina ed è secondo me poco usato a livello medico per magari uno, non iniziare a utilizzare gli SSRI, due, magari per uscirne. Ho avuto qualche persona che ne è uscita bene usando il 5-HTP, soprattutto le versioni time release che funzionano meglio, va saputo usare anche quello, quindi no, è stato molto, molto bello anche gestire il sistema nervoso, c'è qualche integratore che agisce molto bene, il 5-HTP a me piace molto sui soggetti che hanno carenza di serotonina, anche perché se no non funziona, se tu prendi un 5-HTP e sei molto sereno, non hai di carenza di serotonina, esatto, non senti nessun vantaggio, zero di zero. Dopo devi essere anche bravo a prendere gli integratori, perché molte volte non se ne parla, però se tu vuoi, adesso stanno sul 5-HTP, se tu vuoi far sì che funzioni, devi creare comunque una sorta di picco ematico che poi verrà assorbito in quel momento, quindi io di solito lo faccio usare a seconda poi del timing della giornata, comunque sempre prima di un pasto e possibilmente affamati, cioè in quel momento proprio di stomaco vuoto, di sensazione di fame, glielo fai prendere, allora fa un po' di picco, cioè, altrimenti cosa puoi fare con 100-200 mg di idrossitriptofano quando poi ti mangi qualche grammo di aminoacidi con le proteine in un pasto complesso, questo viene chiaramente diluito, è praticamente certo, non averlo preso, certo. Quindi bisogna anche un po' gestire queste cose sugli atleti, su... Ascolta, volevo sapere, approfondire il discorso del che avevamo accennato prima delle fonti, quindi la qualità delle fonti, e noi, cioè io personalmente pure sono un grande fan della scelta non solo della fonte specifica ma anche della provenienza della fonte, la carne, da dove viene la carne, il pesce, da dove viene il pesce, tutto il resto. Di te la cosa che mi aveva affascinato era questa cosa che avevi tolto le graminacee, e mi ricordo che scrivevi delle tue gare dove mangiavi questa patè di castagne, non mi ricordo che cos'era, una torta di castagne, una cosa del genere. E andavi a patate e castagne. Sì, letteralmente. Poi mi sono sbagliato quando abbiamo fatto la telefonata l'altro giorno. In realtà l'ultimo anno, che è stato forse anche l'anno più vincente, forse un po' ma non per questo, comunque non è stato questo il motivo, ho utilizzato i cereali. Quindi avevo comunque un pasto con avena e riso al giorno, il resto era tutto sempre senza granaglie, letteralmente. Sì, ho fatto anni a fare esperimenti senza granaglie, quindi erano patate dolci, farina di castagna, perché la castagna da sola è un casino, poi non finisci più. Ho utilizzato anche la zucca negli spuntini, mi si vedeva mangiare zucca, dopo lì diventi bravo a sceglierla come fonte di carboidrati. Quindi sì, molto particolare, e da lì ho iniziato a capire che forse gli zuccheri non era tutto questo grosso problema. Ho fatto gara dove ho ricaricato letteralmente solo a miele, mi sono andate benissimo. Chiaro che devi stare attento a gestire i liquidi, devi stare attento agli spike, però il fruttosio non è veleno. Ancora oggi leggevo sui gruppi, su Facebook qualche giorno fa, questa paura del fruttosio. Intanto parliamo di un atleta che ha una riserva, una sensibilità insulinica, eccetera, gli zuccheri perché non sfruttarli? Parliamo di un sedentario che deve calare, che non si muove, eccetera, eccetera, gli zuccheri non dico che sia un veleno, ma devo starci attenti. Il fruttosio è molto gradito al fegato, quindi anche lì poter utilizzare delle fonti. Io spesso mangiavo le patate col miele, per darti idea. Non solo le patate dolci, che sono molto buone, anche le patate col miele, tutto sommato, andavano giù e ricaricavo patate e miele. Perché? Perché volevo, oltre all'amilopectina, che è il componente principale dell'amido della patata, volevo anche un po' di fruttosio, perché se il fegato è molto, molto giù, chiaramente lo gradisce anche quasi come un epato protettore, un po'. Quindi questo le mie preparazioni parli in contest prep o anche in fase di massa, di bulk? Tutti e due, assolutamente. Sì. Anzi, ti dirò, avevo notato più ritenzione con le granaglie anni fa, e normalmente usavo grano saraceno, comunque non graminacee, i finti cereali, grano saraceno, avevo usato un po' di amaranto, quinoa, dopo la quinoa è schizzato il prezzo, avevo smesso di usarla perché dei fiocchi di quinoa costavano 12 euro mezzo chilo, sì, era diventata una cosa devastante. Sì, andavo a togliere la granaglia per contest in tante preparazioni alle gare, quindi andavo solo con fonti fondamentalmente di amilopectina e un po' di zuccheri semplici. Assolutamente sì, gran banane anche come fonte. Io la cosa che... C'è un aspetto che volevo farti notare. La vera differenza tra fare, al di là che devi digerire tutto quello che provi, chiaramente, altrimenti, la vera differenza, e ti spiego cosa cambiava a livello nutrizionale, era che tutte queste fonti fondamentalmente non hanno proteine. Quindi, mentre se tu mangi un chilo di riso al giorno,
hai, tiriamo a caso, 90-100 grammi di proteine del riso da gestire, là non li hai, quindi là gestisci letteralmente solo i nobili. Questo aveva semplificato estremamente la preparazione e avevo notato anche cosa succedeva alzando troppo le proteine, cioè che hai ritenzione. Se alzi troppo le proteine hai ritenzione, perché chiaramente hai un affaticamento sistemico sopra una certa soglia, poi ognuno ha la sua in quel periodo, eccetera, eccetera, hai ritenzione, non ci sono cazzi. Come per esempio io ho notato una ritenzione con gli aminoacidi essenziali, io pre-contest non faccio usare aminoacidi essenziali, tendono tutti a dare ritenzione, non so dirti se dentro la glutammina ci buttino del glutammato, non so dirti cosa, però su diverse marche anche molto famose, non solo quella con cui collaboro io, tende ad alti dosaggi a dare ritenzione. Quindi era semplice, perché tu ti mangi le tue patate con l'albume, ti mangi le tue castagne con l'albume nuovamente, che usavo molto l'albume, e poi mi spostavo verso pesce o carne verso sera abbinato sulla fibra o altre cose. Allora, la cosa che ti voglio chiedere è innanzitutto perché la scelta di ridurre le graminate, cioè da dove è nata questa pensiero? Era nato per problemi digestivi. In generale non riuscivo a gestire bene le granaglie ad alti dosaggi, e allenandomi tanto dovevo mangiare tanto, e quindi ho iniziato ad avere dei problemi digestivi, e anche lì entriamo un po' nell'argomento fonti, dove sono molto attento al soggetto, no? Abbiamo parlato dell'alimento in sé, ma anche della sua origine. Sì, io sono sempre pronto a dire tutto e rimangiarmi tutto, ovvero un soggetto che tende a non andare in bagno molto, metabolismo lento, tanta attività parasimpatica, questo da gliela mangiare integrale, di super qualità, super bio, gli fai solo un regalo e glielo fai. Se è un soggetto con una gestione molto veloce, che già ti dichiara che va in bagno 3 volte al giorno, così, stai molto attento a dare degli integrali, perché chiaramente abbiamo le lettine sui cereali, abbiamo le lettine sui legumi, quindi cambia tutto, ed ecco che allora a questo punto la farina 00 o un derivato, il riso brillato, eccetera, eccetera, diventano un'arma assolutamente favolosa su queste persone, che se no li distruggi, non li puoi mettere a mangiare cose integrali. Quindi mi ci trovo perfettamente io. Molto molto da relazionare sul soggetto, perché altrimenti li distruggi, letteralmente non riescono ad arrivare alla quota calorica, eccetera, eccetera. Quindi molto relazionale. E sul discorso della fonte bisogna stare attenti, perché ho avuto dei miei atleti che andavano in quella famosa catena italiana di prodotti bio, una delle più famose in Italia, vai lì e compri il petto di pollo a 39 euro al chilo, queste cose qua, e poi ti porti via un sacco di bei prodottini che poi in realtà sono delle zozzerie per quello che hanno dentro, ma escono come super bio, super qualcosa. Quindi bisogna anche stare attenti a questo aspetto. Dov'è che davvero io credo che la fonte, salvo contaminazione di pesticidi e cose così, dove credo che la fonte cambi tanto? Soprattutto sui grassi. Quindi, se voi vi prendete l'albume nel brick, salvo contenga, ok, il famoso insetticida che gli hanno trovato dentro, eccetera, eccetera, fondamentalmente, se l'albume è albume, la proteina dell'albume deve essere più o meno quella lì, cioè non può aver cambiato la sua struttura molecolare. Viceversa sui grassi sì. Quindi un animale che ha mangiato erba, che ha mangiato granaglie, eccetera, cambia il suo pattern di acidi grassi che ha nei trigliceridi. Quindi quello fa molta differenza. Gli studi più accurati sono stati fatti sul tuorlo d'uovo, per cui lì si è visto cosa succede alla gallina, eccetera, eccetera. Ma sul latte, sui latticini, eccetera, eccetera, cioè finisce veramente un sacco dentro nei grassi. La proteina in sé tende a rimanere più o meno quella, poi è chiaro che se ti prendi il bio senza antibiotici stai meglio, eccetera, eccetera, però lo vedi tantissimo sui grassi. Sul carboidrato fondamentalmente cambia poco, soprattutto più lo vai a raffinare. E quindi ho preso il cereale integrale, no, e me lo bollisco io per 50 minuti in una pentola di terracotta, benissimo, ecco, allora però vai a chiedere come l'hanno coltivato, come l'hanno trattato con i trattamenti fitosanitari. Viceversa, prendi una cosa super brillata, super pulita, super raffinata, super qui, che alla fine è quasi amido, ecco, puoi anche non stare lì troppo a guardarci, capito? Esatto. Perché l'hai già ripulito un sacco. Questo esatto. Vale molto, penso, per tutti gli alimenti. Senti, questo allora io ti dico questo, mi ero ritrovato nella tua situazione di cercare di utilizzare molte, per esempio, patate e castagne, nel momento in cui stavo vedendo e sperimentando il discorso del pral, perché sì, mi allenavo al mattino, il pral al mattino deve essere tendenzialmente basico,
e quindi le graminacee sono tendenzialmente acidificanti, quindi mi ritrovavo a fare questo carico di patate, castagne, eccetera, al mattino, poi scaricavo i carboidrati, quindi normalmente nel momento della giornata in cui dovevo avere un po' più un carico acidificante non utilizzavo le granelle, quindi mi ritrovavo a utilizzare molte appunto patate e castagne di base. E sul pral so che pure tu avevi sperimentato qualcosa, avevi fatto qualcosa, non so se ancora lo consideri o ci ragioni. Questo intanto è Italia, tu sei UK adesso, ma questo è concentrato come una... è nerissimo, caffè. Allora, no, guarda, sì, allora, il pral ci ho lavorato tanto, non ti dico che adesso non lo considero più, un occhio ci guardo sempre, però devo dire che a volte mi ero accorto, poi dopo gli esperimenti dei primi anni, che tentare di andarlo a bilanciare era un casino. E cioè, finché te la cavi con l'alimento ancora, ma quando inizi a buttare dentro riso, pollo, ti trovi che sei obbligato a integrare per bilanciare, quindi devi iniziare a buttare dei citrati, dei bicarbonati, e dopo succede che crei un problema digestivo praticamente. Torniamo al discorso di prima, quello che digerisce lentamente, eccetera, magari stitico, gli dai citrati, si sente bene, vai in bagno, tutti felici. È quello che c'è il metabolismo veloce, praticamente stai lontanissimo da tutte queste cose, lo lasci un po' acido e chi se ne frega, perché vai a fare più danno che altro. Se trovi qualche donna che effettivamente ha voglia di mettersi a pral negativo perché gli piace mangiare molte patate, sta leggera con le proteine, eccetera, eccetera, ottieni comunque dei bei lavori sul discorso di infiammazione, cellulite, eccetera, eccetera. È che bisogna stare molto attenti perché il sale fa però zero tecnicamente, perché il sodio tira da una parte e il cloro tira dall'altra, ma alla fine viene zero. E quindi se poi ti trovi che fa però il bello, ma mangi per sodio, sei cascato sempre dentro l'asino, perché poi tutta la moda vegan, eccetera, eccetera, adesso si sta basando su quello che chiamano il muscolo di grano, che altro non è glutine aromatizzato, quindi allora stiamo finendo nella merda. Io sono anche abbastanza favorevole all'approccio vegano, no, vegetariano sì, magari, o comunque un approccio a basso contenuto di proteine animali, se possibile, qui poi magari ne parliamo un attimo, però sono per gli alimenti qualitativi. Quando una persona mi chiede dei consigli su come mangiare vegetariano o addirittura vegano, una cosa che gli dico, bene, però mangiamo i legumi veri, però mangiamo quella che è fantastica, la pasta di legumi 100%, che è molto più digeribile perché è già stata lavorata, l'estrusione, la macinatura, e la rende più digeribile di un legume normale, però fondamentalmente è acqua e farina di legumi. Ecco, queste sfruttiamole, però invece il seitan, queste cose lasciamole dove sono, perché chiaramente se hai preso del glutine, l'hai reso più buono della pancetta, qualcosa dentro ci hai messo, no? E quindi non ha più senso pensare a queste cose qua. Guarda, per stare sul discorso di prima delle proteine, che magari è una cosa che può interessare, chi ci segue, io ho sperimentato proprio dall'avere i protein, che per me voleva dire, non lo so, 350 grammi di proteine animali al giorno, oltre era veramente anche difficile andarci, più magari quelle non nobili dei cereali, fino a very, very, very low protein. Quello che ho visto io è che indicativamente anche in una dieta high carb dove ti porti via tutto quello che vuoi non scendi mai sotto il grammo di proteine per chilo di peso corporeo, il grammo e due per... ecco lì sotto, e parlo di quelle nobili, lì sotto non funziona. Io ho provato a scendere intorno ai 70 grammi di proteine nobili al giorno, veramente perdi la composizione corporea, non ce la fai più, indipendentemente da quante totali ne hai. Sì. Devi stare almeno sopra la tua, quindi se un soggetto diciamo sportivo muscoloso prendi un grammo per più peso corporeo, è il minimo di proteine nobili animali che porti via. Dopo da lì puoi giocare fino all'iperproteica, fin dove pensi di voler arrivare, anche in base alle altre proteine, ma per quanto tu abbia carboidrati, grassi, eccetera, eccetera, io ho visto che sotto uno fai veramente fatica a fare il bodybuilder o comunque anche l'atleta. Poi da lì, da dire che per forza c'è tanto bisogno di uno, più di uno non è detto. Perché magari ti porti via uno nobile, ti porti via 0,8 per chilo non nobili e sei 1,8 totale, stai bene perché stai mangiando 4.000 calorie, capito? Certo. Quindi tra nobili, aminoacidi essenziali, eccetera, per me quella è la quota, quindi, la quota minima quest'area. La quota proteica, tu c'hai questo, diciamo, questo minimo di nobili, poi per il resto di nobili, si basa sul soggetto. Sto molto attento, sì, sto molto attento al... Beh, dopo chiaramente c'è... quantitativo di proteine normalmente lo relaziono molto al quantitativo di carboidrati. Okay. Più hai carboidrati, meno proteine ti do, perché alla fine il gioco è quello che le proteine sono convertite in carboidrati. Quindi più abbiamo carboidrati, più abbiamo insulina, meno proteine nobili ti vado a dare. La cosa che mi dicono spesso,
quando in cui molte persone si trovano in difficoltà è se io alzo i carboidrati e diciamo teoricamente ho meno proteine, il problema è che ho più proteine che mi derivano dai carboidrati e devo ulteriormente diminuire le proteine nobili, quindi il rapporto nobili non nobili va a scendere molto molto. Questo Sì. secondo te è un male in generale, ci fai caso? Sì, ci faccio caso e sto molto attento a quella quota 1, perché lì ho visto che se scendo sotto no, Ok. quindi quell'1 lì non scendo mai oltre, altrimenti non funziona più. Poi sì, chiaramente più sali, almeno più sali con le proteine non nobili, più tendo a abbassare nobili, proprio perché quelle non nobili comunque sono scorie da smaltire. Tendono a essere quelle vegetali meno infiammatorie degli animali, sì, anche a livello intestinale, sì, se mangi chili di riso non ti infiammi come se mangi chili di carne, però vanno comunque smaltite, quindi io Certo. sono per dare le proteine che servono in quel momento e poi sopra ci costruisco, quindi spesso se un atleta si allena tanto intanto ti do più carboidrati che posso riuscire a darti e poi aggiusto gli altri macro, oppure il contrario, puoi anche partire a ritroso. Ricordi sempre, questo per tutti, che i grassi sono quelli che sono il regolatore metabolico. Quindi l'introito di grassi definisce fondamentalmente quanto gli altri due riesci a mangiare. Se parti che tu imposti l'alimentazione con devo mangiare 120 grammi di grassi al giorno, bene, hai fortemente influenzato gli altri due macro. Viceversa, chiaramente sappiamo bene chi fa bodybuilding, se ti sposti verso gli zero grassi, improvvisamente diventi una fornace, okay? Perché tutto viene bruciato, la sensibilità insulinica aumenta, eccetera, eccetera, fino magari poi a cascare nell'eccesso ed ecco che devi tornare su quei grassi. Quindi Certo. molto importante la relazione carboidrati e le loro proteine che si portano dietro se parliamo di cereali, proteine nobili e grassi. Vanno molto ben relazionati e anche qui sul soggetto. Quindi il discorso di quanto ha veloce il metabolismo fa tanto e chiaramente poi tu lavori per accelerarglielo se serve o per rallentarglielo se invece sei nella parte opposta. Ti sarà capitato quello che fa fatica a mangiare quello che deve. E quindi da lì ci sono i trucchetti. Diciamo, idealmente sei un po' più orientato sul tenere i carbo alti o Sì, non è. assolutamente Ok. sì. Se posso, carboidrati. Non tutti possono concederseli. Avrò due o tre atleti che fanno il carbo solo serale, stanno in simil metabolica tutto il giorno, quindi a proteine e grassi. Raramente ho gente che fa metaboliche chetogeniche, mai, proprio veramente mai messo gente in chetogenica. Lo trovo non necessario, semplicemente. Cioè, sono sempre arrivato al risultato senza dover spingerli sotto. Quindi sì, tendenzialmente ti direi high carb, possibilmente, proteine quelle che servono, e poi gestisci i grassi. Nulla vieta avere dei giorni di scarico del carboidrato dove poi gli alzi un po' i grassi o le proteine, quindi non è fermo nella roccia questa cosa. Però se posso, sicuramente sì, ma perché io, come dicevamo all'inizio, credo che in generale non ci sia chi fa una vera preparazione per il low carb. Puoi trovare gente che si trova bene anche per quelli che secondo me sono atleta, sono bassi, anche 200-300 grammi di carboidrati al giorno. Se ha un buon asse ormonale, spinge bene, eccetera, quello li tira proprio dentro e boh, va anche con poco. E anche perché se ne dai troppi, poi quello ha sempre sonno perché ha già una forte attività parasimpatica. Quindi lui ha già una forte capacità di recupero, di sintesi proteica, eccetera. Quindi magari ne ha bisogno di un pochino meno. Quello che ha l'asse adrenergico molto attivo li divora il carbo. Se si allena anche tanto, li divora. Quindi in realtà il quantitativo di carboidrati che riesce a dare è molto in relazione. Anche al volume di allenamento, cioè non volume inteso come lo intendiamo noi, cioè quante serie, quante ripetizioni fa, ma in generale al carico settimanale di allenamento che riesce a fare. Se uno si allena anche 5 volte a settimana, chiaramente gli dai da mangiare. E poi da lì vai a gestire anche l'allenamento, no? Tu avrai sperimentato. Se tieni uno in very low carb, poi non gli metti, salvo volerlo andare in depressione, eccetera, eccetera, non lo metti a fare serie da 1000 ripetizioni lattacide, eccetera, Certo. eccetera, ma dovrai tenere un allenamento, passami il termine, più simil forza, comunque più un allenamento fino alle 10-12 reps. Viceversa, se un atleta che ha molti carboidrati, puoi divertirti a farlo crescere pompando ed è probabile che funzioni anche. Certo. E ti faccio questa domanda perché tanto me la faranno nei commenti se non te la faccio. E avevo sentito te che una tua frase molto molto bella. Il problema di carbo è sensibilità insulinica, ossia se spingi tanto quei carbo non c'è il rischio di diventare insulino resistente, eccetera. E tu dicesti una cosa in un video bellissima, che io citai pure più volte, perché è una frase che a me mi ha. Ed era: l'atleta, se sei un buon atleta, non deve temere i picchi insulinici.
Sì, me la ricordo. E là mi ha acceso, capito? No. Mi ha acceso una lampadina quella frase. Sì, perché no? Se hai buona sensibilità insulinica, se ti alleni tanto, perché devi evitare il picco? Chiaro che non lo fai a caso, tutto il giorno, tutti i pasti. Perché non post-workout? Perché non pre-workout se ti interessa avere un piccolo picchettino, eccetera, eccetera? No, assolutamente. Perché non al mattino sei un assetto energico molto attivo e ti aspetta una giornata di lavoro fisico, magari molto intensa? Sfruttalo sto picco insulinico, non è... E tornando a Sarcef, che è quello che poi l'ha manipolata in maniera poi esogena molto bene, perché per quel poco che ci capisco io, Sarcef è l'unico che è anche un po' poco criminale, nel senso che uccide meno persone, perché comunque le usa in maniera quasi fisiologica, e cioè preferisce quello molto veloce, cioè fa dei picchi e non ci abbina l'altro ormoncino molto simpatico che dovremmo produrre di notte, e quindi... la gestisce con una certa logica. Chiaramente, se vuoi tutto di più, allora fai veloce, lenta, con le GH, eccetera, eccetera, e carichi tutto quello che vuoi, e succederà cosa succederà, poi io non sono nemmeno esperto a riguardo. Quindi, no, sfruttiamoli questi picchi, sfruttiamoli, e però, attenzione che l'atleta che non deve temere il picco insulinico, non deve nemmeno temere di fare un flat insulinico per un certo periodo, perché non puoi sempre fare picchi insulinici. Io credo che proprio soprattutto sui natural, non potendo maneggiare gli androgeni, quello che puoi gestire è l'insulina, e l'insulina si gestisce poi a cascata, ormone della crescita, cortisolo, eccetera eccetera, quindi dove tu gestisci il picco di carboidrati, ed ecco perché io spesso uso anche gli zuccheri dove mi serve andare a picco, soprattutto in base anche a quello che io stimo sia la riserva epatica di glicogeno, allora vado anche col fruttosio, chiaramente vanno sfruttati. L'atleta che si allena tanto con la sensibilità insulinica non deve temere il picco insulinico, assolutamente. Io in off-season, dove voglio veramente mettere ipertrofia, dove faccio i picchi, sono capace di tenere il mio battito, che normalmente magari è a 60 a riposo, è capace di starmi a 90 magari per un'ora o due, con la gocciolina di sudore che mi scende se proprio sto pieno di cibo. Però in quel momento è voluto, quindi lì posso caricare, in altri momenti no, se sono in un pre-gara limito molto magari al giorno di ricarica questa botta, che può essere magari una volta ogni 10 giorni, che ne sai, quindi sì, in alcuni momenti sto molto attento, non è allora mangiamo zuccheri tutti i giorni a cannonate, però no, non teniamo più i fisici, normalmente i miei atleti hanno un po' di marmellata o miele quotidiani, senza nessun problema. Perfetto. In uno che magari mangia 400-500 grammi di carboidrati, cosa cavolo vuoi che gli faccia 50 grammi di marmellata? Cavolo, esatto. Cosa vuoi che gli faccia? Nulla, quello li divora, li distrugge, capito? Però viceversa, abbiamo un soggetto sedentario che deve perdere peso, cioè sensibilità insulinica zero, ok? Anzi, magari si sta già avvicinando alla sindrome metabolica, è chiaro che per un po' non gliela fai vedere. E poi comunque, se ti è mai capitato di relazionarti con qualche soggetto, comunque diabetico di tipo 2, o che ci si sta avvicinando o che usa metformina, insomma queste cose qua, scoprirai che se lo metti in zero carbo, questo all'inizio c'è un miglioramento della sensibilità insulinica, ma è un inizio, anzi sta creando tra virgolette la fossa, poi gli si alza la glicemia. Sì. Io ho fatto un test, tanto per dirvi su di me, glicemia alla mano, credo un anno e mezzo fa, io avevo fatto la metabolica 30 anni fa ed ero anche uno di quelli che forse tu non mi seguivi ancora, l'aveva molto pubblicizzato, ho detto cavolo la metabolica, però ho spinto tanto, avevo perso 15 kg, li avevo da togliere perché avevo più di un quintale ai tempi del power eccetera, fare bodybuilding, powerlifting, e poi in realtà mi sono accorto che mi ero fatto un casino, cioè avevo perso sensibilità insulinica tremendamente e quindi non funzionava, e ho ripetuto, mi sembra un paio d'anni fa, qualche mese simil metabolica, quindi letteralmente zero carbo, ho fatto un primo scarico di circa un 20 giorni, un mese, zero carbo, zero, manco le carote mangiavo, ok, sai quelli zero, zero, ok, ho fatto un mese senza carbo, io peraltro, essendo comunque un gruppo sanguigno zero eccetera, di per sé, a parte vedere il glicogeno che va a quel paese, quindi diventi la metà chiaramente, gestisco, cioè comunque grassi e proteine gestisco e il mio corpo si arrangia. Cosa succedeva? Ed è stato quello che mi ha fatto dire ok, lascia stare, questo non lo puoi più fare, forse ci eri riuscito tanti anni fa quando eri più rilassato, eri più giovane, adesso che c'hai il centro, sei un imprenditore, hai una seconda laurea da prendere, hai una bimba di 2 anni, è un casino. Cosa è successo? La mia glicemia a riposo era 300-110 ed ero a zero carbo da un mese.
Quindi io avevo l'asse adrenergico attivo e il mio corpo si è andato a produrre carboidrati. Infatti io me l'ero misurato durante il pasto, che chiaramente erano proteine, e cosa succedeva? Che poi a sprandiale da 110 mi scendeva a 100. Perché magari c'era quella traccia del carboidrato dell'insalata, che ne so, ok? E da lì ho mollato tutto, ho rimesso il carbo, la glicemia è tornata 80. Ho avuto anche delle analisi con la glicemia 59 al mattino, per darti l'idea. Quella è una buona sensibilità insulinica, infatti quando avevo la glicemia 59 è stato uno dei periodi più proficui recenti a livello proprio di ipertrofia. Stavo veramente crescendo bene, mi sono fatto le analisi del sangue e la glicemia 59. Okay. Capito. Quindi non è che per forza se tagli i carboidrati perdi sensibilità insulinica, anzi, migliore sensibilità insulinica, anzi, potresti addirittura peggiorarla, assolutamente. Ed ecco che torniamo a quello che avevi detto tu prima. Comunque una piccola quota di carbo tutti i pasti tendo a dartela. Tieni acceso il motore fondamentalmente. E ti eviti che la leptina vada a quel paese, eccetera, eccetera. Quindi sono molto importanti. L'ultima, no, mi viene in mente perché proprio stamattina ho fatto una breve diretta su Instagram e una ragazza, credo fosse, mi ha chiesto: possibile che la sensibilità insulinica sia compromessa se sono in sottopeso? Gli ho detto: assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché là devi andare a vedere il quadro tiroideo e soprattutto quel piccolo ormone che qua è difficilissimo da analizzare, non so ancora perché, che è RBST3, che va a dare un indice di quanto poi il quadro TSH, T3 e T4 sia veramente veritiero su quella che è la produzione tiroidea. Sì. Quindi sì, no, questo mi ci trovo. Senti, anche poi il grossolanamento dell'emoglobina glicata, Glicata, assolutamente, il quadro completo, insulina, glicemia glicata. E poi in generale, oltre al controllo tiroideo, e io questo chiaramente da personal trainer lo dico a voce, poi uno si arrangia col suo medico, certo. Tutto quello che è il profilo lipidico, che è molto importante, abbinato con il discorso glicemia, e quindi sensibilità insulinica, deve essere sempre fatto completo. Io chiedo chi lo vuole fare, e quindi poi lui se la vedrà col suo medico, mi raccomando, però per dare una lettura almeno sportiva, 5 parametri, quindi nella stessa analisi deve esserci sempre glicemia, trigliceridi totali e poi colesterolo totale, HDL, LDL, almeno questi 5, altrimenti non vedi nulla, certo. Non hai nessun parametro di capire che cosa sta succedendo. Sì, anche perché poi leggere tutti assieme. È fortemente correlato quello che c'è a livello di torrente ematico tra acidi grassi e carboidrati, perché poi sono quelli substrati che se la giocano come substrato energetico. E poi hai anche un'idea della lettura di quell'analisi se per caso è stata sfalsata dalla cena della sera prima. Perché ti trovi che qualche parametro non combacia con col trend e dici, beh, aspetta, magari rifall, però se non ne fa uno o due così non si capisce. Anche perché il colesterolo si va a mutare un po' più sul medio periodo, mentre i trigliceridi sul breve periodo, quindi là li vedi subito se sono schizzati, ti sei magnato. Sai che ha fatto qualcosa fuori. Tra l'altro poi bisognerebbe andare a fondo, io questa è stata una cosa che mi è successa, non l'ho mai detta a nessuno, stavo usando un po' di glicerina intra workout, no? La mattina prima di andare a fare l'analisi del sangue ho bevuto un po' di acqua glicerina senza volere. Io avevo il glicerolo nel sangue e si vede che a livello strumentale, qui dovrei chiedere a mia moglie con chimico analitico, questi vanno a misurare il glicerino, comunque è andato a leggere, io avevo i trigliceridi fuori di testa e chiaramente erano solo sfasati dal fatto che avessi bevuto un po' di acqua glicerina che mi era rimasto lì, pensavo fosse acqua, invece era ancora quella con la glicerina pre-analisi, e quindi mi ero trovato i trigliceridi a 250 abbondanti, quello rifatta gli avevo 80, capito? Quindi bisogna anche stare attenti, perché lì chiaramente ho visto tutti i valori tra virgolette ok, i glicerolidi alti, ho detto cazzo, e dopo ci ho pensato, ho ragionato, era quello lì, quindi anche lì vedi, avendo tutti i parametri capisci che c'era qualcosa di anomalo, che poi sta là ad accervellarti, ma mo che cacchio è successo. Sì. Chiaro, senti, l'ultima cosa che volevo chiederti, perché poi abbiamo superato un'ora e l'allenamento lo facciamo in un'altra, perché anche là c'è tanto da parlare e lo facciamo in un'altra diretta. Volevo chiederti il discorso dell'integrazione, come ti muovi da un punto di vista di integrazione in tutto questo quadro che abbiamo detto. Mi hai detto che sei abbastanza semplice, allora, in realtà. Premettendo che collaboro da 7 anni con una piccola azienda di integratori alimentari e sono rimasto lì perché mi trovo bene. Adesso tu non hai collaborazione con l'integratore, vero, in questo momento? Io sì, però puoi dire tutto quello che ti pare, non c'è problema. Ok, va bene. Meno ne usate, io, a parte tutto, io lo dico sempre ai ragazzi che la BioLine è un'ottima azienda. Ah, ok. Non c'è problema, guarda, assolutamente, io super trasparente. No, vabbè, la mia politica è abbastanza chiara, nonostante io chiaramente avrei
un tornaconto se vendessi più, se consigliassi più integratori. Realmente ne faccio usare molto pochi. Dove posso arrivare col cibo solido, preferisco sempre il cibo solido. Anche a livello proteico, mi sposto sulla proteina in polvere dove c'è un discorso di timing, e quindi dove, vabbè, allora è molto vicino all'allenamento, prendi la liquida perché dopo ti alleni molto, molto vicino. O semplicemente per un discorso di praticità, perché il ragazzo è in fabbrica e deve cacciare giù un shaker al volo perché non può fare pausa. Però se può mangiare il solido, normalmente preferisco il cibo solido. Poi normalmente sono per un'integrazione molto basilare, multivitaminico, gruppo B, omega 3, cose standard, minerali se servono, loro si va integrale dai citrati, come abbiamo citato prima, queste sicuramente praticamente sempre a tutti le consiglio. Da lì in poi diventa molto un terno all'otto quello che io consiglio, perché normalmente non amo i blend, non amo i mix di aminoacidi, non amo... faccio usare raramente aminoacidi, adesso ne parliamo un attimo, faccio usare i singoli aminoacidi dove credo che servano, quindi da citrullina arginina, che possono avere una grossa azione nello smaltimento delle scorie azotate, tant'è che sono utilizzati anche a livello medico, anche se li fanno in realtà endovena, però li usano, quindi non sono campati per aria come potrebbe essere un altro prodotto. Faccio usare la creatina, però normalmente non faccio mai usare i carichi. Anche la creatina, no? Che viene sempre consigliata, il vecchio scuola, carico, scarico, eccetera. Io ho provato di recente a fare questo carico, scarico, no? Ho detto, boh, provo, perché l'avevo fatto tanti anni fa, vediamo. Io normalmente la faccio usare a 3 grammi come l'etichetta, però magari per periodi lunghi. Ok, basta, semplicemente quello, così non ti trovi nessuno. Faccio carico, scarico, mi vado a fare analisi del sangue, poi vediamo, e vado a fare la creatinina. Sai cos'era? Un pacco di creatinina. Quindi, che senso aveva caricare la creatina, che tanto è tutta creatina da smaltire, non veniva assimilato, certo. Non veniva comunque portato dentro le cellule, no? Anche qui, quindi, gli integratori vanno saputi usare, non perché c'è scritto che si fa carico-scarico. Tornando, per esempio, al discorso aminoacidi, io credo ci sia, e qui lo voglio dire, anche se è un po'... Poi magari mi dirai se tu sei d'accordo, un casino tra essenziali, ramificati, poi che ramificati è partita la gara alla leucina qualche anno fa, no? E quindi via tutti la leucina, 2, 4, 8, 12 12, siamo arrivati a chili di leucina praticamente, no? Allora gli essenziali mi piacciono, bisogna stare su formule penso il più vicino possibile alla classica MAP, quella fanno in tante marche, quella probabilmente è una delle formule meglio fatte. Poi anche lì, perché tendo a stare sulla proteina solida, quindi l'alimento, perché quello è quello e siamo fatti per mangiarlo, e poi c'è un discorso di incipi logico, eccetera eccetera. Sull'aminoacido, boh, ma tu lo sai se funziona? L'hai mai capito? L'hai mai realmente misurato che se hai fatto panca ti è cresciuto il petto? Sì, l'ho visto, ma che l'aminoacido abbia dato qualcosa non lo so, quindi non sono sempre un pochino restio a prendere qualcosa che non posso concretamente misurare. Quindi sì, lo faccio usare, lo abbino magari ad altre proteine eccetera, però molto centellinato, solo su chi serve, e parlo dell'essenziale e possibilmente ben formulato. Per quello che riguarda i ramificati, io fondamentalmente come bodybuilding non li faccio usare, punto, zero. E se li faccio usare solo nella versione vera, cioè 2-1-1, ok? Perché chili di leucina sono chili di leucina da smaltire, punto, certo. Cioè non c'è niente da fare, la sintesi proteica viene innestata se c'è leucina, non se ce n'è tanta, se ce n'è troppo dovrebbe essere smaltita comunque, perché tu hai rotto l'equilibrio, e quindi ecco che torniamo a quel casino lì. No, gli ramificati secondo me sono molto molto sfruttabili invece come fonte energetica, e soprattutto perché inibiscono la produzione di serotonina. Esatto. Ok, quindi ritardano la stanchezza, quindi vanno centellinati quasi come se fossero stimolanti. E dato che gli aminoacidi io se li faccio usare sul serio, quindi parliamo di 10-15 grammi almeno, ok? Altrimenti non, i 5 grammi di aminoacidi io non te li do, non servono a niente. Certo. Tendenzialmente il ramificato lo uso sulle atleti di Endola, se lo uso sui giri, sui lunghi. Ok, glieli distribuisco, e quindi loro magari quel giorno della settimana utilizzano anche grosse, magari 5 più 5 più 5 più 5 durante tutta la gara, quindi fanno anche 20 grammi di aminoacidi. Perché? Perché da un lato sono gluconeogenetici e vanno a produrmi una fonte alternativa, cioè mi vanno a produrre del glucosio che non ho introdotto con glucosio, quindi è stato furbo dal mio punto di vista avere buttato dentro qualcosa per un'altra via di accesso in quel momento di forte necessità. E due, mi inibiscono la serotonina, che in quel momento, dato che c'è la gara, chi se ne frega, via, si scaccia tanto e va. Ma evito di farlo usare sempre, e soprattutto sto molto attento nel bodybuilding, dove di sicuro non costruisci muscoli più ramificati da soli, perché sono 3 aminoacidi, e soprattutto se
li dai alla sera, col fatto che bloccano la serotonina, poi dormi peggio, e soprattutto se c'è un soggetto ansioso. Io ho molte ragazze ansiose, però mi hanno dato nel tal punto dove vado a fare functional, eccetera, eccetera, mi hanno dato i ramificati pre-workout. Ho capito, c'è le mani fredde, c'hai l'ansia, non dormi in cazzo, ti pigli pure il ramificato, magari 10 grammi. Esatto, bingo. Quindi sono molto a usiamo gli integratori nel momento giusto, col timing giusto, però intanto mettiamo a posto l'alimentazione e poi quello che serve si usa, e se si decide di usarlo poi si va anche ai dosaggi utili per utilizzarlo. Certo. Quindi sono molto, molto su questa linea. Io generale. Personalmente rispetto agli essenziali sono passato all'utilizzo di pool completi, se devo usarli. Nell'intra-workout preferisco idrolizzato, l'idrolizzato, che avendo una componente di tripeptidi, ovviamente un alto grado di idrolisi, perché deve avere una buona componente di tripeptidi, sennò stai prendendo le whey praticamente. Ovviamente sfruttano le carrier preferenziali, sono più veloci, più digeribili, però c'è un pool completo rispetto agli essenziali, quindi ovviamente c'ho un... sono molto d'accordo, hai meno rischi che ti abbiano sbagliato la formula. Esatto. Perché quando fai un essenziale e manchi un aminoacido, fondamentalmente hai preso qualcosa che non serve, soprattutto se li prendi da soli. Quindi è molto una scelta logica quella che hai detto tu, assolutamente sì. Fanno ancora i famosi Unilever, se li cerchi. Il ferro essiccato sì. Cioè, sempre. Io li uso nell'intra workout e dei ragazzi si lamentano per la schiuma, quindi figurati se gli dico del fegato essiccato. No, ci sono molto, poi nei timing giusti effettivamente non solo carbo ma anche aminoacidi intra workout possono andare bene, assolutamente. Ottimo. E invece altri integratori, per esempio adesso dei GDA, per il discorso che facevamo della sensibilità insulinica, piuttosto che adattogeni? Sì, allora ti devo dire, li ho provati però principalmente io stesso, quindi molto bene la berberina che è ben studiata, cron picolinato sì, però attenzione perché tende a dare reazioni allergiche. Non parlo di shock anafilattico, però parlo di su soggetti, per esempio su di me, se alzo troppo il cromo ho letteralmente uno sfogo di rinite o prurito o altre cose, e anche il vanadil solfato per esempio, quindi il mix veramente forte sarebbe berberina, cromo, polinicotinato che è ancora meglio del e poi eventualmente il vanadil solfato. Sì, non tendo a non farli usare, ma per un motivo in generale, proprio perché tendo a non caricare troppo l'integrazione, però non ho visto su di me un'analisi, sia che fosse il glucometro da casa, sia che fosse la glicemia al mattino, non ho visto realmente un valore più basso, e quindi se anche le sensazioni erano buone, però numericamente non l'ho visto, quindi tendo a non far usarli. Se proprio la berberina da sola, che sembra essere anche a livello medico una blanda metformina come esatto. Azione, poi dai, il principio non è lo stesso, però tende a tirare dentro. Diciamo che fondamentalmente, te lo dico così, gli mando un saluto, sperando che poi ci segua, al mio caro amico Savant su a Torino, come scrisse lui tanto tempo fa in un po' dei suoi ultimi post, dopo si è un po' ha smesso di scrivere un po', una bella camminata aiuta tanto la sensibilità insulinica. Sì. Cioè nel senso, non andiamo per forza a cercare, poi se già ti alleni tanto, eccetera, eccetera, difficilmente avrai problemi di sensibilità insulinica. Secondo me, con questo tipo di integrazione con i GDA, sì, puoi ottenere un piccolo aiuto, però hai due problemi a livello di sensibilità insulinica. O ti alleni troppo poco, o non hai abbastanza massa muscolare, o ti alleni troppo, o addirittura c'è un astro energico troppo attivo, cioè sei troppo stressato, il cortisolo troppo alto. Cioè, in entrambi i casi fondamentalmente non la risolvi con un GDA. Esatto. Ecco perché fondamentalmente non amo troppo farli usare, però sì, sono prodotti validi, quindi non è che li... E in generale, come ne abbiamo parlato, sono abbastanza a favore dell'integrazione invece più specifica, soprattutto se andiamo sul fito, sui vari green, ecco, allora sì, c'è qualcosa che può tornare molto utile, su quello sì. Cioè, per assurdo trovo molto efficace un'integrazione, abbiamo parlato prima dell'idrossitritofano, cioè è un'integrazione specifica in quel momento perché c'è una reale necessità. Del resto, se tu dai un integratore nel momento in cui c'è necessità, trovi che c'è un beneficio, un feedback, una risposta. Se lo butti dentro a mucchio, fondamentalmente no, e mi dispiace perché ci lavoro un po' dentro, e il grosso degli integratori del palestrato fondamentalmente per me servono poco.
una volta che l'alimentazione è bilanciata, tu vai a integrare quello che manca, e di solito non manca tanto, e non mancano normalmente proteine o aminoacidi o altro. Sono altre cose che mancano perché abbiamo i prodotti troppo raffinati, troppo depauperati, esatto, eccetera, eccetera. Mi trovi, io la cosa che dico sempre è integrazione specifica a fronte di un'esigenza specifica. Trovi l'esigenza, integri. O supplementi, a seconda del caso. Non c'è un'esigenza... Sì, risparmi i soldi in quel momento e li spendi poi magari nel momento in cui servono, o compri un pacco da 5 kg di riso in più, insomma. Male non fa. Può essere, o fai un personal in più, cioè non lo so, me li fai avere in un altro modo. Però sì, scherzi a parte, sì, no, sono d'accordo. Gli integratori, soprattutto buttati a caso uno sopra l'altro, non ottieni nulla, se non ingolfare il sistema. Ecco, questo sicuramente. Senti Alberto, io ti ringrazio. Abbiamo superato l'ora e direi che l'allenamento lo affrontiamo in un'altra intervista, perché c'è tanto da dire anche là, ne parlavamo poi offline, ci sono veramente tanti tanti spunti per i ragazzi. Quindi io, niente, nel frattempo ti ringrazio, e ovviamente per i ragazzi qualsiasi domanda possono scriverla qua sotto nei commenti, e trovano i link tuoi qua sotto in descrizione, sia il tuo Instagram, sia ovviamente mail, modi di contattarti, studio e tutto il resto, ok? Li metto qua sotto. E noi ci vediamo, niente, con la prossima intervista. Volentieri, dai, parleremo di allenamento allora. Bene, grazie mille allora. Ciao Alberto. Un saluto.